Diamo il benvenuto a Roberto Carboni in questa versione online di Giallo Festival, seconda edizione 2020. Purtroppo online per i motivi che ben sappiamo, ma comunque l'importante è esserci, continuare la tradizione di una manifestazione che è stata salutata al suo esordio da un grande affetto del pubblico e divertimento dei partecipanti, tra cui io. Roberto Carboni, due parole, perché non c'è bisogno di presentazione. 11 romanzi al suo attivo, scrittore, docente di scrittura creativa, vorrei aggiungere grande esperto di disagio psichico, un'esperienza proprio direi quasi universitaria che lui ha riversato nei suoi romanzi fino ad ora. Dico fino ad ora perché l'undicesimo romanzo, di cui oggi parleremo un po' più a fondo, Il giallo di Villa Nebbia, Newton e Compton Editori, in realtà è un unicum nel panorama della sua produzione letteraria per più di un motivo. Innanzitutto perché Roberto, che è, io lo definisco il cantore del noir, aggiunge in questo romanzo ulteriori colori narrativi. Sicuramente quello del giallo, perché c'è un'indagine in piena regola, anzi un'indagine condotta in doppio dagli inquirenti ufficiali e anche dal protagonista, ma anche un altro colore narrativo che è il gotico, tant'è vero Roberto che forse tu non lo sai, ma quando Katia Brentani mi ha chiesto di dare un titolo a questo nostro incontro, a questa nostra chiacchierata, io ho proposto il gotico padano di Roberto Carboni e dopo ne parleremo un pochino più a lungo. Dicevo che Villa Nebbia è un unicum finora, anche per altri due motivi. Il secondo è che si svolge in un arco temporale che non riguarda la nostra attualità, ma diciamo risale agli anni 70 e finora Roberto Carboni aveva abituato i suoi lettori sempre a storie che si svolgevano nella contemporaneità. L'ulteriore elemento di sorpresa per i lettori affezionati di Roberto, che sono tantissimi, è che il protagonista è un uomo normale, forse diciamo un uomo che ha commesso diverse dabbenaggini nella sua vita, poi Roberto ce ne parlerà a fondo, ma sicuramente non è affetto da disagio psichico. Ecco, entriamo adesso Roberto nel vivo di Villa Nebbia, dico l'ultima cosa. Non il morto nel nostro caso, esatto. Dico l'ultimo particolare, Villa Nebbia ha riscosso un enorme successo, uscito in febbraio di quest'anno e già alla settima ristampa, a meno che io non me ne sia persa una ulteriore, cosa che era successa tempo fa. Sette ristampe finora? Sette, sì, quattro della Newton Compton e tre di Amazon. Molto bene. Ecco, sulla storia preferirei che parlassi solo tu, perché c'è sempre il rischio di dire troppo, quindi questo rischio lo lasciamo all'autore. Che storia è Villa Nebbia? Il giallo di Villa Nebbia? Villa Nebbia, intanto a dir la verità, si sente male? Benissimo, benissimo. Perché invece io ho un piccolo ritorno, ma meglio che lo senta io che voi. Ah. E il giallo di Villa Nebbia intanto ha un piccolo precedente nei miei romanzi, che è Per i buoni sentimenti rivolgetevi altrove. Anche lì il protagonista, bene o male,
non aveva dei particolari disturbi, ma era attorniato da gente. Ma in quel caso, nemmeno, cioè, mentre nel caso di Villanebbia, appunto, chi sta intorno a Piero Bianchi, il protagonista, ha degli importanti disturbi di personalità. Nel caso di Lucio Zanotti, invece, per i buoni sentimenti, aveva intorno persone malvagie, punto e basta. Non che lui poi fosse così candido a dire la verità, come si scopre poi verso la fine del romanzo, insomma. Però, essendo una partita a scacchi, uno dei due deve vincere e gli scacchisti sono animali molto, molto sadici. E la trama del giallo di Villanebbia, che non è un giallo, che comunque, ecco, uno dei problemi che hanno le case editrici di solito, perché Caroni alla fine non scrive un genere. Io ho come una mia linea di orientamento, che è la linea di Carboni, e scrivo più o meno seguendo quello che è il mio algoritmo e la mia deformazione della realtà. Questo perché le storie devono essere assolutamente personali, cioè se sei un creativo bisogna che ci metti della creatività dentro. Diciamo che posso essere una buona pausa fra un commissario e l'altro, dai, diciamo così, insomma. E quindi la storia del giallo di Villanebbia, che poi in realtà, magari ne parliamo dopo, mi sono accorto perché in questi giorni sto rivedendo moltissimi film. Ma fatti benissimo, anche con Hedwig Fenech degli anni 80, sai che andava il thrilling, e Hedwig Fenech ha girato anche molti thrilling vagamente erotici, insomma, perché non li puoi nemmeno più definire erotici, film del genere, insomma, però sono fatti molto bene. Guardavo ieri sera, mi sembra si intitolasse Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer, poi Gli strani vizi della signora, non so che cosa, però sono fatti molto bene, considerato tutto questo. Tutti gli anni che sono passati nel frattempo, e io ho un po' questa struttura. Comunque, per non divagare, come sempre, la storia del giallo di Villanebbia è la storia di Piero Bianchi, che è un ex alcolizzato, non proprio alcolizzato, però insomma aveva gravi problemi con l'alcol, che si è portato dietro, è riuscito a smettere, perché comunque le persone non vengono, non dobbiamo, essendo esseri umani, sbagliamo tutti. E non siamo qualificati per i nostri, non dobbiamo essere qualificati per gli errori, ma poi per il tentativo di andare oltre, insomma, di rimediare ai nostri errori. Ecco, lui avrà avuto tanti difetti, però ha cercato, comunque è uscito dall'alcol, ha cercato di rimettersi in pista, però sua moglie, che era una depressa cronica, si è suicidata, peraltro senza lasciargli un biglietto, nulla che spiegasse alcunché del suo gesto. Sua figlia ha incolpato lui. E i suoi vicini, i suoi paesani, che lui abitava in un borgo, danno tutti la colpa a lui, ma non puoi nemmeno accusare i vicini per questo, perché quando hai come vicino uno che ha sempre dato dei problemi, poi alla fine, quando succede il patatrac, incolpi lui, è una cosa abbastanza naturale. Quindi lui decide di ritirarsi e fare il custode a Villanebbia, che è un posto che non vuole nessuno. Un posto di lavoro che non desidera nessuno, perché la paga è praticamente inesistente, perché la villa comunque è ammantata di tutti questi misteri, leggende, di fantasmi, ma anche naturalmente di una gran brutta fama, perché lì 10 anni prima Hilde appunto ha sterminato la famiglia, poi si è fatta 10 anni di manicomio criminale e è stata tirata fuori dal suo ex marito, che è un avvocato, è riuscito a tirarla fuori e adesso si occupa di lei, la nipotina, che nel frattempo è cresciuta, e la nipotina ha assistito allo sterminio della famiglia quando aveva 10 anni, quindi in questa atmosfera gotica, estremamente inquietante e disturbante. Pure Piero Bianchi, che si ritira lì appunto per cercare quasi di entrare in una convalescenza, no? Di essere quasi medicato dalla nebbia, quasi, invece si troverà a suo malgrado, proprio per i precedenti, coinvolto negli omicidi che stanno avvenendo legati alla villa e alle persone che frequentano la villa, e lui sarà il primo a essere sospettato proprio per tutti i suoi precedenti, proprio per la sua posizione equivoca in quel posto, perché ci sono queste due donne, intorno muoiono delle persone, e quando cominciano l'indagine, naturalmente l'ispettore di turno si chiede come mai Piero Bianchi stia proprio lì. Effettivamente è sospetta la sua posizione. Tu mi hai confidato, ma hai anche dichiarato più volte che Piero Bianchi ti assomiglia molto. In che modo ti assomiglia Piero Bianchi? Ma probabilmente mi assomiglia nel modo di ragionare, nella testardaggine, questo è poco ma sicuro, perché questo comunque.
se ne vuole rimanere lì, pur con tutte le proiezioni che fa, proiezioni proprio nel senso psicologico della parola, cioè del meccanismo di difesa della proiezione, per cui lui rivede sua figlia nella ragazza che adesso se ne sta lì nella villa. Poi per la testardaggine del voler andare avanti, di portare avanti comunque una battaglia che sembra persa dall'inizio, insomma, ma soprattutto nel suo modo meno visibile, ma più percepibile, insomma, nell'intimo c'è molto del povero Carboni nel povero Piero Bianchi. Io ci ho visto anche, non spoilerò niente perché questo con la trama non ha un peso specifico, ma io ci ho visto anche quel suo essere così preso dalla storia in generale, la storia anche antica, fino agli Etruschi, fino ai barbari, eccetera, delle generazioni di uomini che sono passati in quella terra. Piero Sì, Bianchi, vero, sì. acquista mentre è in questa sorta di isolamento scomodo, privo di qualunque comfort, acquista la capacità di in qualche modo di immergersi nelle epoche passate e di vivere un po' quello che è accaduto in quella terra, proprio. Sì, ecco, questo è vero. Non pensando alla storia come a un unico grande contenitore, ma quasi raffrontandosi con ogni singolo essere umano che è passato di lì, per cui con chi passava di lì per raccogliere le radici, chi passava di lì per andare a caccia. Ecco, c'è questo aspetto, forse questo poco interesse per il genere umano, ma questo molto interesse, questo grande interesse per gli individui. Sì, ecco, tu hai già nominato nel raccontare la storia in breve del giallo di Villanebbia, hai nominato Maria Sole. Maria Sole è l'altra grande protagonista del tuo romanzo e secondo me con lei, fin dalla prima descrizione, tu introduci l'atmosfera gotica, perché in qualche modo Maria Sole, alta, magrissima, diafana, con questa lunga veste bianca nel primo incontro con Piero Bianchi, scalza, quasi i piedi che non toccassero terra, è una figura, come dire, quasi spettrale nello stesso tempo arcaica, e la sua voce, che è una voce di bambina marocca, racchiude in sé forse la bambina che lei è stata e la sua assenza di futuro, perché è stata segnata in maniera indelebile da quello che è successo. Ecco, Certo. com'è Maria Sole? Che importanza ha avuto per te l'invenzione, l'immaginazione di Maria Sole? Beh, sai, Maria Sole ho investito moltissima energia psichica in Maria Sole perché, poverina, pensa a questa. È stata proprio una delle chiavi di interesse del romanzo. Quando scrivo un romanzo ci deve essere qualche cosa che mi attira di questo romanzo e mi fa scattare la voglia di andare avanti, proprio la scintilla. E al di là della personalità di Piero Bianchi, indagare Maria Sole, perché man mano che vai avanti e stendi un romanzo, tu sai che io non stendo sceneggiature, non stendo, cioè ho la mia idea, so dove voglio arrivare e poi dopo mi tuffo in piscina e cerco di arrivare dall'altra parte, no? E tutto quello che succede in mezzo, perché in realtà non è una piscina tranquilla, non lo so neanche io quando mi tuffo, tutto quello che incontrerò. Quindi Maria Sole, però avevo piacere di incontrarla perché volevo vedere come fosse un personaggio che ha vissuto quelle esperienze, come potesse essere diventato. E difatti poi a tratti è morbida, ma a tratti è estremamente ruvida, sa essere anche estremamente scortese, umorale, disturbata. Ecco, sono tutti aspetti che a me piace indagare. Mi piace moltissimo stare di fianco all'idea di queste persone. Tant'è che poi, per questo mio amore della psicologia, ogni tanto qualcuno mi dice: ma perché non hai fatto lo psicologo? Ma perché a me piacciono matti. E
Io come farei a curarli? Mi piacciono talmente tanto, cioè come posso pensare di curare Van Gogh? Van Gogh, cioè io lo curo e lui smette di dipingere? No, poi capisco che Van Gogh potrebbe anche dirmi carboni, ma però con due goccine io sto meglio, cioè troviamo una via di mezzo fra quello che vuoi tu e quello che voglio io. Però è che purtroppo la verità è questa, la creatività fa soffrire, la follia fa soffrire, però la normalità è sterile. Allora bisogna trovare una specie di, ma anche per le persone comuni, credo, bisogna trovare una specie di equilibrio fra quello che è il mondo della follia, della creatività e il mondo della normalità, insomma, che proprio non mi appartiene. E Maria Sole vive lì in bilico, fra proprio è sempre lì quasi nel precipitare nella follia, cioè paradossalmente è la zia pazza che la fa rimanere senza la zia completamente pazza, lei cadrebbe nella follia, cioè è strano pensare che sia un folle che ti tiene ancorato alla realtà. Ecco, questo era l'aspetto che più mi colpiva di Maria Sole, quel suo brandello di normalità che esiste perché esiste una zia completamente pazza. Pensa che strano, pensa che roba che ha l'essere umano, no? E questo è assolutamente vero, non è, cioè non sembra un'invenzione di un romanzo. Sì, che poi anche la zia, come dire, ha una sua lucidità nella follia. Naturalmente, psicopatica. Ecco. Non è schizofrenica. Lo psicopatico ha una patologia di carattere quantitativo, non qualitativo, per cui è estremamente lucido. Morelli chiamava degenerati superiori proprio perché avevano un'intelligenza veloce, sono scaltri, però hanno un problema di reazione, cioè di quanta emotività mettono poi nella reazione. Cioè lo psicopatico sa, non so, che fuori sta piovendo e ti dà una botta in testa e ti ruba l'ombrello. Ecco, la sua reazione è sbagliata nell'intensità, ma non nella concezione della realtà, mentre invece lo schizofrenico, se fuori sta piovendo, potrebbe invece pensare che è un bellissimo giorno di sole e esce per prendere il sole e muore di broncopolmonite, perché non sa quello che accade. Infatti. E quindi in qualche modo la zia costringe Maria Sole a rimanere ancorata a una forma di realtà, no? Se non altro per provvedere ai bisogni della zia. Certo, che viene trattata quasi come se fosse una divinità lì in casa. Sì, sì, infatti. La potenza, ecco, della follia, vedi? La follia è potente, ci invade, contamina tutti, nel bene e nel male, a seconda del tipo di follia. Che è un'idea molto interessante che dovrebbe anche convincere ad abbandonare l'ipercontrollo, no? No, non sono mai stato affetto da ipercontrollo. Io sì, come tu sai. Ecco, continuando sul filone del gotico che, come sai, mi attrae enormemente, il terzo protagonista del tuo romanzo è Villa Nebbia. Villa Nebbia che tu descrivi fin dall'inizio, cioè fin dalla prima visita di Piero Bianchi, come una struttura, diciamo, in bilico tra la realtà e l'inferno in qualche maniera. Sì, è proprio anche in bilico dal punto di vista fisico, perché è lì in bilico su un cocuzzolo di una montagna, la montagna si sta erodendo, la casa rischia di implodere e di crollare. E queste persone ci vivono dentro, non vogliono uscire, non vogliono che nemmeno qualcuno entri dentro con loro, sì, nemmeno il custode. E hai sotto mano la prima descrizione di Villa Nebbia? Sì, certo. Ecco, perché la trovo estremamente potente. Affogato nella nebbia, l'edificio sembrava costruito apposta per intimorire gli esseri umani. Sbucava tra gli alberi dopo la curva del viale d'accesso con le sue linee severe, il colore grigio, le grondaie strappate e una persiana penzolante. Mi ricordò più un vecchio ospedale semidiroccato che non un'abitazione. Immaginai all'interno sale chirurgiche in rovina e lunghi corridoi dimenticati che odoravano di polvere e morte. Fantasmi, pensai. La perdita di mia moglie era recente, mi sentivo fragile, stordito. Non credo tuttavia che la mia impressione di quel luogo avrebbe potuto essere diversa, in nessuna circostanza. Villa Nebbia trasmetteva inquietudine.
La costruzione era abbarbicata al vertice di un promontorio chiamato Monte Civetta, strapiombo su un dirupo che pareva il varco dell'oltretomba. La nebbia saliva proprio dal burrone, dando l'impressione di arrampicarsi. Forse per la foschia che divorava i contorni, la villa non pareva rispettare le regole della prospettiva. Non toccavo al codice da oltre 2 mesi, eppure avrei giurato che i muri si stringessero verso il basso come un cuneo conficcato a terra. Erba e muschio ricoprivano le tegole, vi crescevano in mezzo, divaricandole. Era come se la villa cercasse di liberarsi dai propri veleni. Spensi il motore e la radio, trocando la parola a un veggente e le sue previsioni astrologiche per l'anno venturo. Quasi il 1979, pensai disorientato. Ero stato inconsapevole per gran parte della mia esistenza, di certo non mi ero mai preoccupato del tempo che passava, e adesso che stavo per compiere 50 anni capivo che ogni giorno andava benedetto. Purtroppo però nella pratica ero ancora un disastro, infatti mi trovavo lì, sperando in quel posto di lavoro che nessun altro avrebbe accettato. Così mi decisi a scendere dal furgone, talmente rosso che neppure la nebbia riusciva a inghiottirlo. Intorno a me era tutto mortalmente immobile, silenzio assoluto, fetore di legno marcio. Provai un'immediata repulsione verso quel luogo. Non sarei rimasto un secondo di più, ma se c'è una cosa bella nel non avere scelta, è proprio il fatto di non poter scegliere. Ecco, le tue parole usate, come dire, proprio ad hoc. La repulsione di Piero Bianchi, di la nebbia che sembrava un vecchio ospedale in rovina, le erbacce che allargano le tegole come eczemi, tu dirai, trasmettono proprio un senso di ripugnanza e nello stesso tempo di un organismo infetto. Infetto non in quanto l'organismo infetto, ma per tutta la malvagità che è passata attraverso l'edificio. Cioè l'edificio ha solo assorbito la malvagità umana, non è un edificio malvagio. Infatti ha assorbito la malvagità umana e quindi in questo modo, in questa contaminazione che dagli individui si, come dire, propaga all'ambiente, tu ritorni al noir, all'anima più vera del noir. Ecco perché dicevo all'inizio che questo romanzo ha tante atmosfere. All'anima simbolica. Perché siccome il noir deve approcciarsi soprattutto all'inconscio del lettore, così come parte dall'inconscio dello scrittore in questo viaggio, perché poi è una comunicazione che si perfeziona ancora meglio rispetto al giallo tra proprio il lettore e lo scrittore, perché mentre il giallo è un viaggio organizzato, arriviamo dal punto A al punto B, conosciamo il punto A, sapremo quale sarà il punto B alla fine, ci viene spiegato tutto, nel noir invece questo non accade, per cui non è un viaggio organizzato ma è veramente l'esplorazione di un territorio e è il territorio dell'unione fra lo scrittore, è un qualcosa proprio che si perfeziona fra lo scrittore e il lettore, è un qualcosa che si costruisce insieme, per cui ogni persona che legga il romanzo costruirà qualcosa di percettibilmente diverso rispetto a qualcun altro e lo percepirà anche in maniera differente, perché non è né morale né immorale, perché non è morale perché il giallo è morale, non è immorale perché sennò sembrerebbe un romanzo scritto da uno psicopatico per un altro psicopatico, è amorale, quindi è uno specchio della morale del lettore, quindi è il lettore stesso che deve, mettendo qualcosa di sé, questa cosa si impasta, si contamina con quello che è presente all'interno e va a raccogliere qualcosa di diverso. Ecco, e a proposito del gotico, questa atmosfera che circonda, in cui è immersa Villa Nebbia, è tipicamente gotica, e ritornando al titolo della sessione, il gotico padano, di Pupi Avati, prima ancora il cinema thrilling che tu hai già citato, ma esatto. Pupi Avati soprattutto per La casa dalle finestre che ridono, ma anche La cane incantatore, Il nascondiglio e l'ultimo, Il signor diavolo, dove diciamo l'atmosfera tipicamente padana, il freddo, la nebbia, eccetera, si fondono con questa malvagità in qualche modo. È molto, no? È rarefatto Il signor diavolo, mentre gli altri sono volutamente pesanti, cioè senti questa atmosfera cupa. Il signor diavolo è rarefatto, c'è un'elettricità che percepisci, sì. E che è lì.
che è lì, ecco. Quindi in qualche modo avevi un po' presente quando hai scritto Villa Nebbia questo tipo di riferimento culturale, questa certo, questa, ma guarda, è perfino dentro di me, me ne accorgevo proprio in questi giorni, appunto, riguardando questi film degli anni 70 che sto guardando, come ci sia effettivamente la figura, proprio l'obiettivo è puntato su quello che finisce in mezzo tra gli omicidi e l'indagine, e è sempre lì in mezzo, in bilico, tra il cercare di salvarci e il cercare di non finire nel tritacarne dell'indagine, insomma. E questo mi piace particolarmente perché ti permette di andare appunto a indagare la parte inconscia, la parte che poi quando noi diciamo la parte buia è una cosa assurda, perché in realtà non c'è niente di più colorato del nostro inconscio, però siccome ci fa paura noi diciamo che è buio, come se poi la parte buia della luna fosse meno luna della parte in luce, ma in realtà è piena di colori, siamo noi che non abbiamo, anzi è abbagliante, è strana questa cosa, noi la chiamiamo la parte buia, in realtà è la parte più colorata che ci sia dentro di noi, ma proprio per questo tu sai che i colori vanno portati, mentre invece il grigio è facile, quando vengono dei selvaggi, chiamiamoli così, da altri paesi che vogliono civilizzarsi in qualche modo, gli stilisti li vestono di grigio e di nero perché è facile, ok? Gli intellettuali, tra virgolette, si vestono tutti colorati perché sono esterni, sono egregi, sono fuori, hanno la possibilità di accogliere tutti questi colori e tutte queste stranezze, ma di farle apparire come si deve. Ecco, il nostro inconscio è così, il nostro inconscio è pieno di colore, però naturalmente è un colore che ti prende lo stomaco, non sei pronto, puoi non essere pronto, insomma. E invece, per dare una curiosità anche ai lettori, un riferimento fisico, Villa Nebbia, non con questo nome, esiste davvero. Quello è l'Oblò e là fuori. Purtroppo non si vede, Roberto. Comunque è quella, no, in realtà non è quella, perché questo è un versante di pianoro, mentre invece Villa Nebbia è dall'altra parte, ma il miracolo che spiego nel romanzo, cioè della nebbia che sale, è in quella valle che si vede appena oltre il mio Oblò, l'Oblò della mia mansarda. Senti, per concludere la nostra chiacchierata in modo una volta tanto classico, no? Cioè i nuovi progetti, tu hai finito, in realtà ne hai finiti due, però hai finito un romanzo, quello che mi riferisco, che sarà probabilmente in stampa i primi del mese del prossimo anno, in cui diciamo gli elementi horror e gli elementi dell'indagine poliziesca che abbiamo trovato in Villa Nebbia rimarranno. Ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, ho fatto una trilogia del soprannaturale, la chiamo così, anche se poi in realtà non è soprannaturale, perché in realtà è un pochino come nella vita. Il soprannaturale, noi ogni volta che pensiamo che si manifesti, quando andiamo poi a stringerlo, in realtà ci accorgiamo che soprattutto sono nostre paure. Dovrebbe uscire a febbraio-marzo, la Newton Compton ha deciso di anticiparne l'uscita, e è piaciuto, e quindi speriamo che piaccia anche ai lettori. È un po' una storia fra il vecchio Carboni e il nuovo Carboni, è un qualcosa di cui non riesco ancora a parlare perché non ho ancora perché è ancora tutta dentro di me. Di solito comincio a saper parlare dei romanzi quando gli altri lo leggono, e quindi c'è appunto quello che dicevo prima, quel rapporto che si forma fra il lettore e lo scrittore. E parla di una persona che comincia a avere degli incubi e non sa come mai ha questi incubi, e nel frattempo intorno muore qualcuno. E lui non conosce le persone che sono morte, però dentro di sé è come se sentisse di conoscerle. Quindi da lì si sviluppa una storia che non è nemmeno corale, è quasi una storia di contrappunto, perché in realtà l'unione, sono tre persone, l'unione delle memorie di queste tre persone, man mano che va avanti la storia le persone ricordano anche andando indietro, e l'unione di tutto questo crea una specie di orchestra che fa capire al lettore quello che accade, ma tutto questo
la difficoltà è stato proprio renderlo assolutamente semplice, per cui in realtà la storia, pur non andando avanti con una conseguenza temporale, va avanti invece con una conseguenza logica di pensiero, e questo permette al lettore di seguire il filo della storia senza sentire nessuno sbalzo e nessuna difficoltà nel leggere. Questa è stata la cosa di cui sono più felice, perché tutti i problemi devono essere sempre a carico dello scrittore. Il lettore è invitato a una festa e quindi si deve divertire, non deve pensare a niente. Se c'è qualche problema è colpa dello scrittore sempre. Ecco, mi permetto di aggiungere che è una storia luciferina. Questo sì, è perfida. Decisamente, diciamo che la parentesi poetica di Villanebbia l'abbiamo abbandonata. Infatti, e invece, sempre per dare una piccola anticipazione al romanzo che verrà dopo questo, tu lì tornerai, possiamo dirlo, a un'epoca non presente, questo possiamo dire. Torneremo all'86, perché ero scritto durante il Covid, ma non mi andava di parlare di Covid, quindi nell'86 c'era Chernobyl. E ha una storia assolutamente bolognese questa, la porterò alla Newton con l'inizio dell'anno, così la leggeranno e mi sapranno dire qualcosa. Sto scrivendo il successivo ancora, che invece è ambientato tra il 75 e l'82 e adesso, sono a circa 12.000 parole, e quella è ambientata invece nella Bassa, dalle parti tra la Bassa bolognese e Ferrara. Povero Carboni, quanta roba. Esatto, instancabile Roberto Carboni. Tutto questo perché ti volevo far dire, in conclusione del nostro incontro, ti volevo far dire che cosa dà allo scrittore Carboni immergersi in epoche passate, che cosa dà rispetto alla narrazione contemporanea. Beh, la quarta dimensione è qualcosa che mi sono accorto è un ulteriore vestito che puoi mettere sulla storia, perché naturalmente Villanebbia non sarebbe stata uguale se l'avessimo ambientata in un altro tempo. La prossima storia ancora non sarebbe uguale che ambientata contemporanea, ma la stessa successiva ancora, in cui il protagonista è appunto il buon vecchio Elia, è ambientata nell'86 e non avrebbe potuto essere, cioè cerco proprio il momento storico più adatto per descrivere quella storia, perché sono diverse le indagini, perché è diverso il pensiero, perché è diversa la cultura, perché è tutto differente, e quindi è un ulteriore approfondimento che noi possiamo fare alla storia. Ti dico una cosa che non ho mai detto e sulla quale sto riflettendo in questi giorni, per cui potrebbe anche essere una grande castroneria, però a me piace molto. Quando mi dicevano che appunto la scrittura è cultura e queste cose, io l'ho sempre sentito veramente come avere un maglione di lana sulla pelle ustionata quando mi dicevano che quello che scrivevo erano appuntamenti culturali o così, perché non me lo sentivo, ma non era un fatto di modestia, perché esistono due personalità. C'è la personalità, quella dell'invasato, della sceta, quello che deve salire sul monte e poi dopo gli arriva il comandamento, gli arrivano le voci di Dio, gli arrivano queste cose, deve tornare in città e convincere gli altri che quella sua follia, quella sua illuminazione è vera, altrimenti viene lapidato, no? Se non viene lapidato, crea proseliti. E poi dopo c'è la figura invece del filosofo, che è quello che invece ragiona e cerca di trasmettere agli altri il proprio ragionamento, non la propria illuminazione. Ecco, in realtà quello che deve fare un creativo, per cui l'invasato che invasa, non è altro appunto che prendere quello che è l'aspetto della follia e trovarlo, usarlo come medium per trasmettere un pochino di questa follia agli altri, per creare appunto quell'elettricità che poi faccia andare avanti nella lettura. Per cui non deve raccontare la verità, deve raccontare qualcosa di convincente. Lo vediamo particolarmente in Stephen King, no? Non è di sicuro vero quello che lui racconta, però è estremamente convincente. Anche perfino ti fa diventare convincente It, ok? E questa è la cosa più importante, questa è la cosa che io cerco di seguire. E è chiaro che sono lo scrittore si dice che sia un bugiardo sincero, l'unico bugiardo sincero, ma proprio per questo però, perché non deve raccontarti la verità, ma deve farti sognare, deve essere convincente e credibile in tutto quello che fa. Ed è per questo che il rapporto con il lettore si perfeziona, perché se lo scrittore riesce a sospendere l'incredulità del lettore, allora creiamo non solo una lettura, ma creiamo un'esperienza, qualcosa che rimane dentro e che ci accompagna a lungo, sia
Carboni che l'ha scritto, che è il lettore che andrà a vivere questa storia. Bene Roberto, tu sicuramente ci coinvolgi in questa esperienza, credo che, di poter dire che ci hai coinvolto anche in questa intervista, ti ringrazio molto. Grazie a voi. Ai prossimi appuntamenti. Ciao, ciao. Gigi, arrivederci ciao. A tutti.